Sono 6 le piattaforme tematiche della rete alta tecnologia dell'Emilia-Romagna, laboratori di ricerca industriale e centri per il trasferimento tecnologico che garantiscono alle imprese una qualificata offerta di ricerca e innovazione per trasformare la conoscenza in nuovi processi, prodotti e servizi e accrescere la competitività del tessuto produttivo. Nuova edilizia, materiali, componenti, impianti e processi per le costruzioni, gestione, manutenzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, progettazione e design, restauro, manutenzione e valorizzazione dei beni storico-artistici e culturali. Sono questi gli ambiti di cui si occupa la piattaforma costruzioni, con numerosi laboratori impegnati nella ricerca industriale e nell'innovazione di tutto il settore, in un'ottica green, cioè di attenzione verso il risparmio energetico, le alte prestazioni degli edifici e la sostenibilità ambientale delle nuove costruzioni. Per esempio, si stanno mettendo a punto sistemi costruttivi prefabbricati di tipo innovativo, grazie ad indagini sui comportamenti delle strutture e dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di garantire prestazioni migliorate all'edificio. E ancora, per ridurre i consumi energetici degli edifici, la piattaforma sta sperimentando l'integrazione di un involucro di nuova generazione e di impianti di climatizzazione ad alta efficienza. Si sta poi valutando l'impatto ambientale di materiali innovativi ecosostenibili, ottenuti attraverso processi di rivestimento con resine nanostrutturate. Ci sono anche progetti dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico regionale, come uno studio delle proprietà acustiche delle strutture dei teatri storici dell'Emilia-Romagna, uno fra i più notevoli beni artistici della nostra regione. Sul versante del recupero del patrimonio edilizio esistente e della conservazione dei beni architettonici, l'impegno dei laboratori della piattaforma costruzioni è molto attivo. È interessante come, grazie all'innovazione, vengano aggiornate le metodologie e i processi per la conservazione programmata di edifici di importanza storica, partendo da esperienze concrete fatte su Palazzo Massari e Palazzina Cavalieri di Malta a Ferrara, per poi estendere la nuova metodologia messa a punto. Nella piattaforma la ricerca è al servizio delle imprese. Se prendiamo il settore ceramico, per esempio, è in corso lo sviluppo di nuovi prodotti ecosostenibili per la posa delle piastrelle, un'innovazione a vantaggio di tante aziende del comparto emiliano-romagnolo.